Tra gli arrestati nell'ambito della maxi inchiesta coordinata da quattro procure c'è anche un volto noto del gossip nostrano. Una settantina le misure cautelari personali per i responsabili di associazioni di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi e sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa 1 miliardo di euro. Nell'ambito dell'operazione coordinata dalle DDA di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria sono stati sequestrati gli impianti della società petrolifera della famiglia Betocchi, Max Petroli, ora Made Petrol SRL. Secondo quanto riportano i quotidiani, le indagini in particolare si sono concentrate sui legami fra il clan camorristico Moccia e la Max Petroli SRL. Come ricostruito dalla Guardia di Finanza di Roma su delega della DDA Capitolina, la donna, nota negli ambienti del jet set italiani, finita anche sulle riviste rosa per le sue amicizie VIP, secondo le accuse, trovandosi a gestire una società in grave crisi finanziaria, era riuscita a ottenere soldi da parte della camorra che le avevano consentito di risollevare le sorti dell'impresa. In soli 3 anni, infatti, il volume d'affari era passato da 9 milioni di euro a 370 milioni di euro. Anna Bettozzi, nota come Anna Betz, vedova del petroliere Sergio Di Cesare e considerata dai PM amministratrice di fatto dell'azienda di famiglia Max Petroli, è finita in manette. Come riporta Novella 2000, il suo nome è stato legato negli ultimi tempi a quello di Gabriel Garco, prima del coming out, visto che erano stati anche immortalati al del cinema di Cannes sul red carpet. A vista anche con Dionne Warwick, Cher, Vince Tempera, Yolanda Hadid, la mamma delle top model Gigi e Bella di The David Poster, che ha lavorato con Bee Gees, Celine Dion, Barbara Streisand, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Camorra e 'ndrangheta si sono infiltrati nel settore lecito degli oli minerali, grazie alla compiacenza di imprenditori collusi, tra cui una cantante romana che ha ereditato l'impero del marito petroliere, Anna Bettozzi, finita oggi in carcere. È quanto emerge nell'indagine Petrolmafiesta che ha visto coinvolte le procure di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, i militari dei nuclei di polizia economica finanziaria degli stessi capoluoghi, i finanzieri dello CIPO e i carabinieri del ROS, portando all'emissione di misure cautelari nei confronti di 70 persone e al sequestro di beni per oltre 1 miliardo di euro. Si legge nell'articolo del Tempo a firma Valeria Di Corradi. Questo sistema ha garantito, ad esempio, al gruppo Max Petroli di fare lievitare il proprio fatturato da 9 milioni di euro nel 2016, a 370 milioni nel 2018, in 3 anni si è moltiplicato di 45 volte. Guadagni si legge ancora che poi sono stati reinvestiti in vari settori. La Max Petroli, ora Made Patrol SRL, con sede a Roma, è sotto la gestione di Anna Bettozzi, in arte Anna Betz, cantautrice, ballerina ed ex agente immobiliare, che ha ereditato l'impero del petroliere Sergio Di Cesare, dopo la sua morte. A regalarle la visibilità alla carriera di cantante con il nome d'arte Anna Betz, grazie alla quale è apparsa al Maurizio Costanzo Show e a Quelli che il calcio, su Rai 2. Tra le intercettazioni è saltato fuori anche il nome di Gabriel Garco,
l'attore non è indagato, che parla con la Bettozzi di un pagamento per uno spot della società petrolifera. Scusa, noi abbiamo stabilito 250. 50 te li ho già dati e rimangono 200. 100 in nero e 100 fatturato. Sul contratto va messo solo il fatturato. Adesso, la settimana prossima firmiamo il contratto e ti do una parte, alla fine dei lavori e basta, spiegava al telefono la Bettozzi come ricostruisce il Fatto Quotidiano. E Garco, che quindi sarebbe stato pagato in nero, rispondeva: il cash prima del contratto. Italiano in lutto, addio alla leggenda della pallavolo. 52 anni, 5 mesi fa la scoperta della malattia, pubblicato l'8 aprile 2021 alle ore 18:56. Ultima modifica il 8 aprile 2021 alle ore 18:56.